Darko, un caro saluto, siamo qui al Carnevale, Carnevale 2015, ricchissimo di appuntamenti. Tra pochissimo verranno sfilati i carri allegorici, il pomeriggio, un pomeriggio all'insegna del sole, dell'allegria e del divertimento. Buon Carnevale a tutti! Prima volta che veniamo, siamo molto felici che ci hanno chiamato qua ad Arco. A vedere il clima deve essere una cosa fantastica, perché è tutto un tripudio di colori veramente bello. Bene, e venite da? Noi veniamo da Udine. Buon pomeriggio! Ma buon pomeriggio a voi di Telegarda! Tutto bene, vedo la giornata è splendida, ci stiamo divertendo. Mamma mia, Dio non ci poteva deliziare che di un sole spettacolare come questo. La gente ce n'è, che vogliamo di più per questa prima sfilata del Carnevale? Soddisfatti di questa giornata? Soddisfatti, proprio una bella giornata, sì. Infatti vedo che state anche gustando il gelato, quindi proprio una bella giornata. Allora, il carro che vi è piaciuto di più? Ma io stavo aspettando quello dei pirati, vedo che ci sono qua... tre pirati che adesso siamo qua in attesa noi. Ah, ecco, in attesa del carro dei pirati. Niente maschera voi? No, abbiamo passato l'età delle maschere ormai. Tutto bene, quindi soddisfatto? Tutto bene, stavo parlando proprio con lui prima, ha detto... È da 10 anni che non vengo, è da 10 anni che non sono più vestito da Zorro, ho detto quest'anno veniamo. Si può sempre vestirsi, non c'è età, eh? Vede che non abbiamo avuto il coraggio. Buon pomeriggio a tutti, sì, vi salutiamo dalla nostra ciurma, anzi sta arrivando proprio dietro la nostra nave. Benissimo, buon pomeriggio, ora serviamo gli altri della ciurma. Ecco. La nave dei pirati. La parrucca più che gira il negozio. Niente, speriamo che tutti si divertano e che però pensino anche un po' anche qualcun altro che sta meno bene di loro e che non può divertirsi così. E niente, comunque gustandosi comunque qualcosa fatta artigianalmente da noi e che serve però per finanziare questo ospedale in Ecuador sulle Ande, e finanziato per la maggior parte proprio da volontari italiani. Oratorio di Arco, il carro è splendido, ci vuole raccontare un po' di questo carro, cosa rappresenta? Beh, questo carro rappresenta un po' il cartone animato dell'anno che è Cattivissimo Me, dove c'è questi piccoli minion, sono chiamati, omettini gialli che aiutano Gru, che sarei io in questo caso, aiutano tre bambine a scappare da un orfanotrofio. Allora, io sono piena di carini, ma che bella questa, ciao bella, come ti chiami? Ti chiami? Ludovica si chiama. Ludovica, ciao! Ma che bel vestito che hai, una principessa, vedere? Sì, bellissimo. Ok, allora se vuoi tirarmi ancora i coriandoli, poi ci salutiamo. Tirami pure i coriandoli. Questo non te lo posso lasciare però. Pronta? Ok! Ciao!